Infatti ringrazio in particolar modo Laura Gera, nostra europarlamentare, che in prima persona va a raccontare nei territori quali sono le opportunità che l'Europa, attraverso i nostri soldi, le opportunità che l'Europa mette a disposizione per le imprese e per le pubbliche.
pubbliche amministrazioni. E la seconda responsabilità è proprio questa: quelli che ci amministrano, quelli che ci amministreranno, devono avere il dovere morale di sfruttare tutte le opportunità che ci sono in campo, e una di queste sono i fondi europei. Pensate che fino a qualche tempo fa ogni euro che versavamo delle nostre tasse riuscivamo a recuperarne solo 62-65 centesimi. Oggi siamo intorno a 70 centesimi. Ogni euro che diamo delle nostre tasse riusciamo a recuperare solo 70 centesimi. Questo significa una grande cosa: che i nostri politici non sono stati in grado di sfruttare tutte le opportunità che le istituzioni europee mettevano in campo. E allora oggi noi siamo qua per ribadire che ci sono delle opportunità, dobbiamo coglierle. Noi vogliamo partire dalle cose più semplici, senza scordarci delle cose più grandi. Vogliamo partire da curare il decoro urbano, l'illuminazione pubblica, il marciapiede, i problemi della sicurezza, ma anche parlare di cose più alte, più di visione, di progettazione, e si può fare questo solo avendo una visione a 360 gradi e senza perdere nessun treno. Oggi siamo qua a parlare del treno che l'Europa ogni anno mette a disposizione per le pubbliche amministrazioni e per le imprese. E quindi di nuovo ringrazio i presenti in primo luogo, perché come imprese, come cittadini, si facciano portavoce di queste interessanti opportunità, e tutti i presenti che ascolterò con molta attenzione. Grazie. Allora, visto che secondo me è fondamentale, cioè comprendere e imparare per crescere, io non voglio fare tanti discorsi, cioè nel senso voglio più ascoltare l'europrogettista, perché se vogliamo cambiare e crescere dobbiamo fare un percorso assieme, e questo è il primo passo che noi cerchiamo di fare assieme alla città di Carrara e non solo, per uno sviluppo migliore che questi governanti fino ad ora ci hanno impedito. Grazie. Niente, anch'io io vi ringrazio intanto perché siete tantissimi, si comincia a sentire veramente anche secondo me stasera un inizio importante per quello che può essere una svolta della nostra città, che probabilmente siete veramente questo bisogno di partecipazione. Un evento come quello di oggi ci può aiutare veramente tutti quanti, perché? Perché in questo momento l'Italia è una delle cose che, alla quale si aspira di più, è avere un'occupazione e poter vivere del proprio lavoro. Sappiamo da dati certi che l'occupazione è disastrosa, abbiamo punte di disoccupazione giovanile da oltre il 40%, con punte del 60% al sud da dati Svimez del 2016, abbiamo una relazione che ci mette addirittura dietro, come fanno fino alla linea di coda in Europa, dietro la Grecia, nei paesi del sud. Questo fa sì che ci siano delle dinamiche che a un certo punto devono aiutare le persone a inventare qualcosa, e una delle cose che in questo momento possiamo prendere come innovazione sono queste start-up, questi giovani che cercano di fare impresa con modalità nuove, con incentivi dati dallo Stato e dall'Europa soprattutto, e con delle modalità che cercano di proiettare nel futuro, e infatti vengono spinte, quelle che sono le innovazioni tecnologiche e il web. Noi abbiamo, non so se oggi immagino che si saranno tantissime cose sulle start-up e come vengono gestite, quali sono le basi che potete creare. Le start-up innovative appunto cercano di dare questo tipo di indirizzo, ci vogliono giovani preparati, persone che hanno una cultura. Un terzo di chi fa parte di questa startup deve avere un dottorato di ricerca, o deve essere un laureato che ha almeno 3 anni di esperienza all'interno di un luogo adatto, cioè quindi un'università, un centro studi. Quindi sono insomma le nostre menti, i nostri giovani, che si dovrebbero in qualche modo inventare una vita, inventare un lavoro, magari brillantemente. Il problema qual è? È che il nostro paese, per come è strutturato, anche per la sua struttura economica di sviluppo, forse non è il paese più adatto in Europa. Infatti moltissimi giovani italiani vanno a creare start-up magari, non so, in Germania,
o in Francia, laddove proprio il tessuto delle imprese è diverso. Noi sappiamo benissimo che ci basiamo sul 94% di piccole e medie imprese. Le start-up vengono la maggior parte delle volte inglobate invece in grandi realtà, in grandi centri. Questo fa sì che noi ci dobbiamo quindi scontrare con due tipi di realtà: uno, che non abbiamo un tessuto particolarmente adatto per raccogliere le start-up, ma soprattutto abbiamo una lentezza della burocrazia che è molto faraginosa e quindi ci fa arrancare rispetto a paesi dell'Europa, ma dell'America stessa. Sappiamo di moltissimi italiani che vanno nella Silicon Valley, per esempio, laddove veramente c'è una fame di voglia e di innovazione. Io parlo spesso con i giovani che ci aiutano al Senato, alla Camera. Abbiamo anche qui dei ricercatori come il mio collaboratore Paolo Ianni, che è un grande esperto della materia della startup, che ringrazio per quello che lui stesso mi insegna e dice qual è il problema in questo momento. Il problema è che le stesse industrie italiane non vedono i giovani come, diciamo, che si formano in gruppi di lavoro come un'opportunità, ma addirittura al contrario li vedono quasi come una concorrenza, una cosa allucinante. Quindi c'è da vincere più ostacoli, un pochino capire che cosa vogliamo fare anche dello sviluppo di questo paese, perché 100.000 persone che ogni anno emigrano e vanno a lavorare fuori dall'Italia sono già un campanello d'allarme enorme, e stanno andando via le intelligenze, stanno dando via i laureati, stanno dando via i dottori di ricerca, proprio perché l'Italia in questo momento non ha un tessuto lavorativo che accoglie le giovani menti, le respinge. E quindi siamo un paese che lavora con grande fatica. Ora, questa legge che nasce nel 2012, diciamo, della start-up innovative, ha dato comunque una svolta in più o un'opportunità in più, e infatti in Italia in questo momento le aziende che cercano di comunque mettersi all'interno del proprio seno dei giovani ricercatori, dei giovani inventori, perché poi l'invenzione, l'idea non è tutto in una startup. Diciamo che da esperti di startup sappiamo che il 20% può essere l'idea, ma poi c'è tutto uno sviluppo di conoscenze legata all'economia, legata alla comunicazione, che vanno applicate per poter far sì che un'idea diventi veramente un volano trainante. Io oggi mi sono letta una cosa carina, e poi lascio la parola magari agli esperti più di me, io non sono un'esperta della... Una cosa carina, le 10 regole d'oro per poter iniziare questa avventura. Io immagino e credo che qui dentro stasera ci siano delle persone che stanno facendo questo tipo di esperienza. Allora, le regole sono semplici ma molto chiare. Il brand sei tu, e sei della cosa più importante. La regola 2: trova un bisogno, offri una soluzione. La regola numero 3: metti la tua idea alla prova. Se piace, bene, se no cambiala. Numero 4: tieni duro, perché pochi lo fanno. Numero 5: sii unico, differenziati dagli altri. Numero 6: scegli il target e concentrati su di esso. La 7: crea una forte identità con valori forti. Su questa base aggrega una comunità. La regola 8: non chiuderti ma collabora. La concorrenza non esiste. Numero 9: il cambiamento è una costante. Realizzata un'idea, falla evolvere. È la regola numero 10. Se non funziona, rialzati subito e riparti. Queste sono, diciamo, è quasi una... La descrizione del movimento ciclista. Dico, infatti stavo per dire, l'ho trovata come, diciamo, le 10 regole del trattato, ma si può allargare il campo un po' da tutte le parti. In poche parole non vuol dire altro che bisogna avere coraggio, fantasia, innovazione, voglia di cambiamento, non avere mai il senso della sconfitta, perché domani un nuovo giorno ci si deve riprovare, e questo perché noi siamo comunque una comunità che si deve comunque evolvere. È nella nostra natura, perlomeno nella natura delle persone che sono curiose. Noi siamo un gruppo che ha iniziato questo percorso, un gruppo politico che ha iniziato dicendo che ci voleva la curiosità e ci voleva la voglia di capire e di comprendere. Credo che questo sia forse un aspetto diciamo, nuovo
dell'invenzione della vita che lega magari anche i presenti qua stasera. Vi ringrazio. Buonasera a tutti e grazie per essere così tanti e così numerosi, perché voi sapete che oggi inizia un percorso, è già iniziato, lo state facendo e tutti insieme possiamo veramente realizzare qualcosa di importante per Carrara. Guardateci, c'è ogni livello della vita pubblica del vostro paese e questa cosa, credetemi, non è mai stata così. Se ci sono persone che hanno una certa età, magari l'età che potrebbe avere mio papà oppure l'età dei nostri nonni, dei nostri genitori, chiedete se hanno mai visto riunioni così partecipate di persone dove insieme, dalla stessa parte, uniti, avessero trovato rappresentanti della vita pubblica del loro paese pronti a fare squadra, a fare un quadrato intorno a un progetto importante come quello per la vostra città. L'amministrazione comunale, quella regionale, il Parlamento europeo. Noi lo diamo per un dato poco rilevante. Io vi assicuro che è la straordinarietà del movimento, quello che noi abbiamo rivoluzionato, abbiamo portato le istituzioni in mezzo alla gente, perché siamo la gente, siamo i cittadini, ma questa cosa non è normale. Noi siamo lo straordinario nell'ordinario, questo non ve lo dovete mai dimenticare, veramente ricordatevi sempre. E ci differenzia è che non siamo differenti, siamo voi perché siamo stati voi e continuiamo a esserlo. Per noi è linfa vitale poterci confrontare costantemente con voi, perché poi nel nostro lavoro mettiamo voi, mettiamo le vostre esigenze, quelle del territorio, e nascono esperienze come quella di oggi, dove si parla di impresa, dove si parla dei bisogni dei giovani così come dei bisogni degli imprenditori, e si incontrano esperienze diverse. La startup è qualcosa di giovane, è qualcosa, un'idea innovativa, ragazzi pieni di speranza, pieni di idee nuove. E l'impresa è il modello che ha creato il nostro paese fino a qualche anno fa. E noi abbiamo cercato di far incontrare queste due realtà perché potessero conoscersi, potessero intersecarsi e anche magari pensare a un percorso da fare insieme. Quindi questo è l'inizio. Io non posso che stasera dire semplicemente grazie a Sara, a Laura, a Giacomo, a tutti i ragazzi del Consiglio regionale, che non sono qui ma sono qui, e questa è l'altra cosa straordinaria. Il gruppo di Carrara, il gruppo internazionale. Esatto. Esatto, se lo vuoi dire. Quindi salutiamo, magari gli altri ci guardano via streaming, ci siete dalla galassia in cui ci siete, noi vi stiamo salutando. Ragazzi, questa è una cosa, noi veramente stiamo dando una speranza al nostro paese. Non smettete di guardare la televisione, smettete di leggere, perché veramente il sonno della ragione ha generato fin troppi mostri, e ora che questi mostri vengano chiusi nelle caverne dalle quali provengono, perché il respiro nuovo di questa società che noi stiamo sognando e costruendo pezzo dopo pezzo ce l'avete qua seduti, tutti insieme, uniti, ma veramente uniti, non solo dal lavoro che condividiamo, ma io sono orgogliosa di dire, da un'amicizia profonda che ci lega, questa cosa, ragazzi, nel mondo della politica non è mai esistita, noi l'abbiamo riportata nel mondo della politica. Io posso dire di voler bene a ciascuno di loro come a uno dei miei più cari amici, e questo solo il Movimento 5 Stelle l'ha fatto, perché ci ha restituito la speranza di poter costruire un paese nuovo, una realtà diversa. Adesso avete un percorso straordinario da qui a qualche mese. I romani chiamavano il loro esercito una Aces, perché erano piccoli rispetto agli eserciti, alle orde dei barbari, ma erano ordinati, uniti e compatti. E questo è quello che voi dovete fare a
attorno al vostro candidato, siate per lui lo scudo che lo protegge e che lo sostiene, fate squadra, perché avete veramente un manipolo di persone che si vogliono bene, un po' sgangherate qualche volta, ma che si vogliono profondamente bene, che è disposto veramente a lottare insieme a voi, e questa è la straordinarietà che solo il Movimento 5 Stelle ha creato. Il resto sono veramente delle gran baggianate che ci stanno rifilando. Buonasera a tutti. Io sono Andrea Boffi e sono un europrogettista. Ora vi tocca la parte tecnica, diciamo. Allora, europrogettista vuol dire che io nel quotidiano scrivo progetti europei e indirizzo idee progettuali verso programmi europei di riferimento. Nel corso di questa presentazione quello che farò sarà fare un'introduzione sull'origine di questi fondi, ovvero sul bilancio dell'Unione Europea. Dopodiché passerò a descrivervi le risorse quali sono e dove trovare questi bandi, dopodiché posso descrivere alcuni dei programmi concernenti i fondi diretti, ovvero gestiti dalla Commissione Europea. Detto ciò, vengo subito all'origine dei fondi, in quanto molte volte sentiamo parlare di fondi europei, ma da dove arrivano questi soldi? E come diceva già uno prima, sono nella realtà delle cose soldi nostri, in quanto il bilancio dell'Unione Europea è detto quadro finanziario pluriennale, QFP, ha una durata di 7 anni, è iniziato nel 2014 e finirà nel 2020. Quando sentiamo parlare di revisione della programmazione europea o programmazione europea, vuol dire QFP, vuol dire bilancio dell'Unione Europea, vuol dire quadro finanziario pluriennale, ed ha un budget di circa 960 miliardi di euro nei 7 anni. Ora, l'origine di queste risorse è in 3 voci. Le risorse proprie tradizionali, che sono la fonte minoritaria, ovvero i dazi che l'Unione Europea applica sulle importazioni. E poi ci sono l'IVA e il reddito nazionale lordo. Infatti ogni Stato membro è obbligato a versare una quota del gettito fiscale raccolto sotto forma di IVA e del reddito nazionale lordo all'interno del bilancio dell'Unione Europea. L'Italia è il quarto contributore netto su 28 Stati membri. Il quarto contributore netto vuol dire che noi diamo più che ricevere. Il disavanzo, se non mi sbaglio, di circa 6 miliardi di euro più o meno. Ora, detto ciò, passiamo a quella che è la distinzione fondamentale dei fondi europei, perché anche lì spesso nei giornali compaiono tra i fondi europei, restituiamo soldi alla Commissione, quante volte dicono restituiamo soldi, la ragione di restituire dei soldi, ma non tutti sanno che la restituzione appartiene a una categoria di queste due. Difatti i fondi europei si dividono in due grandi categorie, i fondi diretti e i fondi indiretti. I fondi indiretti finanziano attività di tipo locale. Faccio esempi: acquisto di attrezzature, acquisto di capannoni, acquisto di terreni, acquisto di macchinari, avvio di attività di impresa, avvio di associazioni, ho ereditato una cascina da mio nonno, voglio trasformarla in bed and breakfast. Tutto ciò è attività di impatto locale gestite a livello regionale, ovvero fondi indiretti, e sono quelli più conosciuti, due su tutti, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo Sociale Europeo, che sono due delle 5 categorie dei fondi indiretti che entrano qui. Io non mi occupo di fondi indiretti, ma mi occupo di fondi diretti, che sono opportunità e fondi messi a disposizione dalla Commissione Europea e dalle sue agenzie, a cui si può far domanda direttamente, diretti alla Commissione, senza passare da intermediari. I fondi europei diretti sono aperti a qualsiasi ente giuridico riconosciuto all'interno di uno Stato membro. Pertanto università, centri di ricerca, regioni, province e comuni, piccole imprese, grandi imprese, associazioni, cooperative e così via. Parliamo quindi questa sera di quelli che sono i fondi diretti. Allora, nei fondi diretti abbiamo un'altra grande distinzione, quella tra appalti e sovvenzioni. Si vede bene? Sì. Allora,
gli appalti, per la legge si incentra la definizione, veri e propri appalti, quindi contratti a titolo oneroso per ottenere contro il pagamento di un prezzo in tutto in parte a carico del bilancio, la fornitura di beni mobili e immobili, esecuzione di lavori o la prestazione di servizi. Gli appalti sono detti in inglese anche call for tender o bid. Io non mi occupo di appalti, ma nei fondi diretti io gli scriverò le sovvenzioni, dette anche call for proposal o grant. In italiano anche inviti a presentare proposte. Contributi finanziari diretti a carico del bilancio dell'Unione Europea, accordati per realizzare principalmente azioni che promuovono la realizzazione di un obiettivo dell'Unione Europea. Pertanto le azioni promosse devono fare riferimento a una politica dell'Unione Europea. Barra sé che vi saranno tantissimi programmi, dal settore ambientale fino allo spazio, alle nuove tecnologie, alla promozione dei valori democratici e così via. Vengo quindi a descrivere gli inviti a presentare proposte. Questa è la prima pagina di un bando, di una call for proposal. In alto alla vostra sinistra avete il logo della Commissione Europea e la DG che gestisce la call. La DG è il Direttorato Generale. Il Direttorato Generale, dovete immaginare una cosa, fosse una sorta di Ministero della Commissione Europea, in quanto ogni Direttorato Generale è in carico per un settore specifico, di agricoltura, di finanza, di finanza, di mare si occupa delle acque, di trasporto si occupa di energia e trasporti e così via. DG Growth è quella che è DG Crescita e è quella che fa riferimento alle piccole e medie imprese e le grandi imprese, nonché quella che afferisce il mercato interno, la DG Growth. Ce ne sono 28 in quanto ce n'è una per ogni Stato membro. Detto ciò, questa è una call sociale, quindi la DG è quella di impiego sociale e di inclusione. Dopodiché avete una referenza DP 2014-014 che è unica per quel bando ed è importante in quanto se scrivo mail alla Commissione Europea per avere maggiori informazioni, mettendo la referenza, i funzionari che ricevono quella mail sanno già quello di cui io sto parlando. Dopodiché ho tre note sotto, quelle scritte in piccolo. Innanzitutto ho una mail generale e c'è in tutti i bandi. Quella mail è generale ma risponde l'ufficio che ha scritto e redatto quel bando. Pertanto ho un contatto già diretto con i funzionari. Due, le domande sono benvenute in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea, ma al fine di assicurare una risposta più efficace e più efficiente voglio scriverle in inglese. Questo ovviamente perché? Perché innanzitutto l'inglese è la lingua ufficiale di questi bandi, nella maggior parte dei casi, non in tutti. Ma soprattutto perché quando io parlo di uffici non parlo di due persone, parlo magari di unità da 20-25 persone. E in Commissione Europea tutti parlano inglese, non è detto che tutti parlino italiano. Pertanto scrivo una mail in italiano, chi dice la mia mail deve capire che è italiano, la giro al funzionario che magari è in missione e con il risultato che mi risponde magari in 25 giorni. Quando scrivo in inglese, di solito in uno o due giorni ho la risposta. Dopodiché la terza possibilità è la versione inglese del bando e quella originale. Difatti questi bandi vengono comunque tradotti in tutte le 28 lingue ufficiali dell'Unione Europea, perlomeno il bando, il testo del bando. Tutti questi programmi hanno delle caratteristiche comuni. Fa riferimento a una politica dell'Unione Europea, questo l'abbiamo già detto. La Commissione attraverso questi fondi cofinanzia dei progetti. Cofinanzia, innanzitutto parliamo di finanziamenti a fondo perduto. Qual è la percentuale che cofinanzia? Dipende dai programmi, si va dal 50% fino al 100% per la ricerca e le università. Per le piccole e medie imprese in media siamo sul 70% a fondo perduto. Il finanziamento erogato in più tranche è soggetto alla presentazione dei rapporti sull'avanzamento delle attività. Ovvero, non è che faccio il bando, poi faccio una selezione, me lo approvano, mi danno subito i soldi. Spesso e volentieri è previsto sempre un prefinanziamento. Dopodiché, io con la Commissione negozio delle tranche di pagamento. A ogni tranche di pagamento io devo presentare sempre un report delle attività, un report dei costi con rendicontazione costante dei costi spesi per sviluppare il progetto. Se tutti i documenti presentati vanno bene, sono caricati online su una piattaforma ad uso gratuito,
Ecco che la Commissione Europea mi rimborsa quei soldi, me li rimborsa tendenzialmente in 15-20 giorni, non in 6-8-10 mesi. A fine progetto avrò sempre circa il 90% delle risorse concordate, in quanto a fine progetto ci sarà sempre un ordine finale, un controllo finale di tutte le spese, e se tutto va bene mi daranno la parte mancante nei successivi 5-6 mesi. Questo è sempre per tutti i programmi europei. La maggior parte dei bandi comunitari richiede la creazione di partnership transnazionali. Stiamo parlando di progetti europei. Innanzitutto questa regola vale, diciamo, per l'85-90% dei bandi. Poi, a seconda dei programmi, qualcuno viene di consorzio nazionale, in qualche caso può presentare l'impresa singola da sola, in altri casi il consorzio internazionale è richiesto. Perché? In quanto il criterio 1 e i criteri fondamentali di valutazione è il valore aggiunto europeo, quindi creare valore sul mercato europeo. Pertanto spesso e volentieri è richiesto di sviluppare questi progetti consorziandosi con altri enti provenienti da altri paesi. Per consorzio non vuol dire andare dall'avvocato, dal commercialista a spendere migliaia di euro in anticipo, ma semplicemente questi bandi, così come i beneficiari, sono pubblici e anche il loro accesso è pubblico e avviene, la loro pubblicazione avviene attraverso piattaforme online con dei form precompilati che sono sempre in Word, Excel e PDF, quindi programmi base. Scarico il Word e c'è sempre scritto descrivere il consorzio, quindi io lì in quella parte descrivo chi è il coordinatore e dopo vediamo cosa significa e chi sono i partner. Dopodiché compilo tutto il form e lo rinvio alla Commissione Europea. Quello che dico sempre è questo: dato che i form non sono legalmente vincolanti dal punto di vista del consorzio, se non conosco i miei partner è meglio tutelarsi attraverso una lettera di impegni, di intenti o un impegno a partecipare sostanzialmente, di modo che ho rafforzo la credibilità del mio partner. Come accennavo prima, la lingua principale utilizzata è tendenzialmente l'inglese. Vi sono tuttavia alcuni programmi, come per esempio alcuni bandi Erasmus Plus, il programma educazione e formazione giovani e sport, o il programma Life, il programma clima e ambiente, che possono essere presentati in italiano. A seconda del programma cambia le regole, cambiano i finanziamenti e cambiano ovviamente le modalità di scrittura. Arrivo forse a quella che è la slide più importante di questa sezione, che è dove trovare i bandi. Allora, i bandi sono pubblici, tutti, sia quelli indiretti che quelli diretti. Quelli diretti li trovo via diverse fonti, innanzitutto la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la serie C, la serie L, i siti internet dei singoli programmi. Vado su Google, metto il nome del programma, è il primo e il secondo link, è quello giusto dell'ufficiale della Commissione Europea. Cerco Funding Opportunities o cerco Call for Proposal e mi appaio in automatico. Il sito internet della Commissione Europea relativo ai bandi, che è interessante in quanto raggruppa i bandi per categorie. Pertanto sono interessato all'energia, apro il link, clicco Energy o tutti i bandi aperti nel settore Energy. Apro una parentesi. Io queste slide le do a chiunque voglia, pertanto io a fine presentazione vi lascerò la mia mail, le distribuirò anche agli organizzatori al meetup di Carrara, pertanto chiedete a me, chiedete a loro, le slide in qualche modo le avrete senza alcun tipo di problema, anche perché so che la quantità di informazioni che vi darò è parecchia e io non parlo molto lentamente. Allora, dopodiché vi sono alcuni siti web specializzati. Il primo è europafacile.net e il secondo che non ho citato qui è finanziamentidiretti.eu. Allora, finanziamentidiretti.eu è un sito del Ministero ed è interessante perché raggruppa i bandi diretti per destinatari, per beneficiari. Pertanto vado su finanziamentidiretti.eu o una ONG, c'è il bottone ONG, clicco e mi appaiono tutti i programmi destinati alle ONG. Ho una PMI, clicco PMI e mi appaiono i programmi tra le PMI e così via. E ho il settore, il sottosettore e la descrizione del programma. Pertanto una prima fonte di informazione per capire se quel programma mi è utile oppure no. E poi c'è Europa Facile. Europa Facile, magari se riesco a farvelo vedere rapidamente, è un sito gestito e gratuito dalla regione Emilia-Romagna. Ed è interessante in quanto non solo ha un'agenda bandi e un calendario bandi, nonché fornisce informazioni di eventi gratuiti della Commissione Europea. Scusami. Vedi che il parito. Oh, cosa è successo prima?
No, ne approfitto per dire che la Regione Toscana abbiamo proposto un atto per copiare questo tipo di modalità di informazione regionale, cioè che la Regione aggregasse in un unico luogo informazioni di più fonti, mentre se le fai di un cittadino, di un'impresa, è più facile raggiungere l'informazione ricercata. Ovviamente questo atto ce l'hanno bocciato, quindi per condividere con voi. Sì, no, poi è chiaro, come funziona, no? Allora, questo è gratuito, Regione Emilia Romagna. Innanzitutto mi dà davanti un calendario di fondi europei e un calendario proprio di attività. Clicco su calendario interattivo e vedo che attività ci sono sul territorio di Emilia Romagna promosse dalla Commissione Europea, pertanto gratuite. Sulla sinistra invece ho programmi UE. Vado a, mi fa per esempio un programma di ricerca partner per i bandi, ho un programma di informazione sui fondi europei e le successive scadenze, ho una newsletter pronta, ho tutto ciò che mi serve per approfondire in generale il tema dei fondi europei. A sinistra addirittura programmi UE, vado a cliccare e mi appare un filtro, metto la ricerca semplice, comunque sono un neofita, dico vabbè, voglio capire che programmi ci sono, torno per esempio su Erasmus Plus, il programma per l'educazione, la formazione di giovani e lo sport, il programma Erasmus dell'università prende fondi dal programma Erasmus Plus per esempio. Vado a cliccare, lancio la ricerca e mi appaiono due cose. Il titolo del programma, che guardate un po', è interattivo. Vado a cliccare. Io ho tradotto in italiano la descrizione di tutto il programma, con cosa va a finanziare, le azioni chiave, gli obiettivi e tutto ciò che mi serve per capire se quel programma è utile per i miei scopi oppure no. Voglio andare oltre, mi interessa Erasmus Plus e dico ok, i bandi come li trovo? Molto semplice, torno indietro e sorto tutti i bandi tradotti in italiano. Da qua non faccio la domanda, ma sono in difficoltà con l'inglese, ecco che un sito di questo tipo mi viene in soccorso senza necessità di pagare un consulente o un'agenzia per fare una ricerca bandi o traduzione e così via. Lo svantaggio che c'è ovviamente è che tra la pubblicazione sulle piattaforme della Commissione e la traduzione c'è sempre un po' di tempo per inventare la traduzione. Ma è anche interessante perché i bandi europei di cui io vi parlo e vi sto parlando dureranno per i 7 anni, cioè i programmi Erasmus 2020 di cui parlerò, Erasmus Plus e così via, durano per la programmazione dal 2014 al 2020 e sono ridondanti. Pertanto questi bandi escono o annualmente o semestralmente o sono sempre aperti in alcuni casi. Pertanto ho perso la scadenza di quest'anno, di quel bando che mi interessava, dico vabbè, capita, ma l'anno prossimo io so che in quel periodo, perché poi anche i periodi tendono a ripetersi, avrò quel bando tendenzialmente uguale. Quindi ecco come, diciamo, studiando, approfondendo risorse gratuite, perché questo sono, posso già avere un'idea di cosa potrebbe servire alla mia azienda, al mio comune o alla mia associazione. Finito l'escurso su Europa Facile, è tornato? Sì, perfetto. Allora, ok, vengo ai principali programmi europei per start-up e piccole imprese, ma visto che c'è anche il candidato sindaco, ho messo un programmino anche per i comuni, giusto per approfondire qualcosina. Allora, io partirò dalla cosa più difficile di questa terra, che è Horizon 2020, Horizon 2020, Orizzonte 2020, che è il programma quadro per la ricerca e innovazione. Sono bandi estremamente complessi, non, infatti farò giusto un cenno. Mi per spiegare Horizon 2020 bene ci vedo 2 o 3 giorni. Vedo adesso ve lo accendo più o meno in 5 minuti, quindi non sorprendetevi di. Ma è interessante perché farò degli esempi di progetti approvati ed è interessante capire come sia esteso questo tipo di programma e come possono essere estese le opportunità relative ai fondi europei diretti. Poi passo alla semplicità, allo strumento per le piccole e medie imprese, che è il programma padre per le piccole e medie imprese, dove il consorzio non è richiesto, la singola impresa a cui può fare domanda. Poi faccio un cenno al LIFE, che è il programma per ambiente e clima, dove è richiesto il consorzio nazionale, non necessariamente internazionale. L'Umbria, la Toscana, le Marche, ho avuto diversi progetti su LIFE, quasi tutte le regioni in realtà, diciamo che l'Italia per le risorse che hai, i primi 3 paesi che vincono programmi LIFE.
Poi faccio un centro per i cittadini che riguarda i comuni e chiudo con Erasmus Giovani Imprenditori, che è un programma a parte per la formazione dei giovani imprenditori. Allora, accennando Horizon 2020 e il programma 4 per la ricerca e innovazione, solo lui ha 70 miliardi di euro di bandi al suo interno dal 2014 al 2020. Ora, questo programma è articolato sostanzialmente su tre pilastri. Il primo, Excellence in Science, riguarda la ricerca, essenzialmente universitaria o di prodotto o di sviluppo. Poi c'è il Master Leadership, che riguarda la produzione e sviluppo di prodotti, e sfida la società, che riguarda temi transettoriali concernenti quei settori che per l'Unione Europea hanno impatto nel nostro vivere quotidiano. Horizon 2020, in due parole, copre tutti i settori che voi potete immaginare, e dopo lo vedremo guardando il sito internet velocemente, ovviamente, perché non c'è tantissimo tempo. Prima però di guardare il sito internet, vi ho portato qualche esempio, qualche scheda di progetto approvato. Si vede? Sì. Allora, questa è una rete di musei virtuali, un progetto del CNR di Roma con 18 partner a livello europeo, finanziato per circa 4 milioni e mezzo di euro su 5 milioni, circa il 90%. In sostanza va a mettere in connessione quattro collezioni museali di 4 anni dell'antico impero, dell'antico romano impero, attraverso tecnologie innovative che permettono di non solo di collegare i musei, ma anche al visitatore di esplorare i musei a 360 gradi. Quello che è interessante notare sono due cose, a parte il progetto italiano. Innanzitutto, se leggiamo il consorzio, vediamo l'Egitto. E voi dite, l'Egitto però l'Unione Europea mica fa parte. Questo perché tutti i programmi europei diretti sono aperti anche a paesi extra UE. Sempre i 28 stati membri, sempre i paesi EFTA, Norvegia, Liechtenstein, Islanda, quasi sempre la Svizzera, quasi sempre i paesi IPA, quelli di preaccessione, quindi i paesi che sono candidati all'Unione Europea o potenziali candidati all'Unione Europea, spesso gli EPI, che sono i paesi di vicinato, tutta l'Africa del Nord, c'è l'Ucraina, c'è Israele, c'è la Palestina, c'è la Siria, ma non la metterei dentro, e altri paesi, diciamo gli EPI. Questo perché? Perché l'obiettivo è coinvolgere altri paesi dell'Unione Europea. Horizon 2020, dato che riguarda la ricerca, ha accordi bilaterali con più di 120 paesi, pertanto è quello più esteso. Dopodiché c'è la differenza fondamentale tra principale beneficiario e coordinatore di progetto e consorzio. Perché io ho insistito prima sulla lettera di intenti, per esempio? Perché il principale beneficiario e coordinatore è colui che ha la responsabilità legale per il progetto, è colui che firma gli accordi con la Commissione Europea, riceve i soldi dalla Commissione Europea e gli eroga i partner. Pertanto, se qualcosa non va bene nel sviluppo di attività progettuali, non è che risponde il consorzio, ma risponde il partner, il coordinatore, scusate, e quindi il leader di progetto. Dopodiché, un altro esempio veloce è un nuovo sistema di controllo del traffico aereo, altro progetto italiano, la Salex SPA, con 20 partner, progetto finanziato su 9 milioni, per 9 milioni di euro, circa 14 milioni, al momento lo stanno sperimentando. Quindi siamo stati dai musei al traffico aereo. Invece qua abbiamo addirittura Meprox, che è un altro sistema, che è un programma spagnolo, e i partner sono le polizie scientifiche di 5 paesi membri. Horizon 2020, settore sicurezza. Ed è, non è altro che un programma di ricostruzione facciale nel caso di crimini efferati, finanziato per 1 milione di euro su 1,6 milioni. Non mi interessa che capiate il programma in sé, mi interessa che capiate l'estensione possibile di questo programma, quanto lontano può arrivare. Dopodiché, allora, su Horizon 2020 vi faccio vedere al volo come trovare i bandi, ma velocemente. Devo rifare il gioco di prima, nel quale tu mi aiuterai. Thank you.
Allora, prima pagina del programma. Allora, qua vediamo subito, cioè due, i bottoni sono paralleli, no? Cos'è Horizon 2020? Scrivere il programma. Trova la tua area. Su trova la tua area ho tutte le aree coperte dal programma. Vado a cliccare velocemente, ho dall'agricoltura alle foreste, all'energia, all'ICT, alle materie prime, alla sicurezza, allo spazio e fino ai trasporti. Qualsiasi settore è coperto da questo tipo di bandi. Su progetti ho la lista dei progetti approvati di recente, pertanto posso capire che tipo di progetti sono stati approvati e se qualcuno ha vinto un progetto simile. Su news e pubblicazioni, lo dice la finestra stessa, ho le notizie, gli eventi della Commissione Europea e le pubblicazioni nel programma Horizon 2020 e poi ovviamente come essere finanziati, come avere finanziamenti, clicco e mi appare un bottone. Il portale dei partecipanti. Il portale dei partecipanti è la piattaforma fondamentale per Horizon 2020 per altri programmi, in quanto la piattaforma da cui non solo trovo i bandi, ma mi iscrivo gratuitamente ovviamente, scarico i form, li compilo, li ricarico e li invio a valutazione della Commissione Europea. È la piattaforma interattiva che permette di interagire con la Commissione Europea, sia prima del finanziamento che dopo finanziamento per la gestione e l'upload dei documenti di rendicontazione, per esempio. Clicco sul portale partecipanti, mi si apre un altro mondo, vado su opportunità di finanziamento, stiamo parlando di Horizon 2020, H2020 è l'abbreviazione, H2020. Clicco e qui ho tutti i bandi aperti. Attenzione, aperti e oppure futuri, in quanto i programmi diretti sono annuali, la programmazione è annuale o biannuale, pertanto posso sapere in anticipo quali bandi verranno pubblicati nel corso dell'anno, questo è importante per programmare le cose. Allora, considerate che se osservate bene sono dei filtri che sono divisi per i pilastri di cui vi accennavo prima, scienza eccellenza, liscio industriale e poi sotto abbiamo società challenge, quindi della società, e dopodiché se io però sono interessato a un determinato settore e non voglio usare i filtri, CTRL F e trovo e cerco quello che voglio. In particolare vi ho portato qui perché il tema successivo è lo strumento per le piccole imprese, in cui può fare domanda a singola impresa e i bandi si trovano qua sopra. Se io metto SMEI strumento, l'acronimo in inglese, ecco che mi appare il quadratino dedicato a strumento per le piccole imprese. Vado a cliccare e ho tutti i bandi aperti allo strumento per le piccole imprese, che è sempre aperto. Pertanto scadenze trimestrali costanti e questi bandi per persone di piccolo interesse sono sempre aperti e ridondanti. Tra poco ci arriviamo. Chiudo con questa parentesi e faccio un cenno. Allora, e faccio un cenno a quelli che sono i punti di contatto nazionale. Qualcuno sa cosa sono? I punti di contatto nazionale sono funzionari pubblici che nelle loro attività lavorative hanno anche ciò che faccio io in questo momento, ovvero divulgare informazioni gratuitamente a cittadini per quanto concerne i programmi di riferimento. In questo caso, punti di contatto nazionale per Horizon 2020. Non lo rifaccio perché sennò avrò lo switch, ma clicco sul link, punti di contatto nazionale, vado a cliccare. Seleziono Italia e ho nome, cognome, indirizzo, telefono, fax e email del funzionario in carica per Horizon 2020 suddiviso per settore. Se metto punto di contatto nazionale su Google e il nome del programma, mi appare nome, cognome, il telefono, email del funzionario del governo, del ministero in carica
per quel programma che io posso contattare per avere maggiori informazioni sul programma stesso. I punti di contatto nazionale, OPCN e l'acronimo. Vengo ora allo strumento per le piccole e medie imprese, che come ho detto non prevede il consorzio, è esclusivo per le piccole e medie imprese e per le start-up. Infatti a livello europeo non c'è una forte distinzione tra start-up e PMI, non c'è il concetto di start-up innovativa o PMI innovativa, c'è sempre PMI. Ed è interessante perché tutti gli altri enti possono entrare solo in subappalto, centri di ricerca, università, grandi imprese. È interessante perché non richiede il consorzio, è interessante perché i bandi sono sempre aperti, come abbiamo visto prima, con scadenze trimestrali. Altra cosa importante è che l'80% dei beneficiari che vincono un bando strumento piccolo di imprese fase 2, e vediamo adesso cosa vuol dire, si presenta da solo. Così si presenta da solo, e vince il 92% dei beneficiari per un fase 1, e tra poco vediamo cosa vuol dire. Prima però una piccola dato legislativo sul concetto di piccolo di impresa a livello europeo. PMI a livello europeo vuol dire che impiega meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di euro, oppure il cui totale bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Quando leggo queste cifre, la prima cosa che mi dicono è: ma con l'Italia non ci azzecca niente. La realtà delle cose è che il 30% circa delle imprese che vince lo strumento per le piccole e medie imprese ha un numero di impiegati compreso tra 1 a 5, un fatturato inferiore a 100.000 euro ed è sul mercato da 1 a 3 anni, direi che ci siamo un po' di più. L'altro 30% è tra 1 e 5 milioni di euro di fatturato e poi dopo si va a crescere, però ci avviciniamo alla realtà italiana. Tant'è, e vi dirò di più, l'Italia è il terzo paese come numero di progetti vinti per quanto riguarda lo strumento piccolo e medie imprese fase 1 ed è il settimo per quanto riguarda il piccolo e medie imprese fase 2. La prima è l'Inghilterra, che tra poco si va dalle scatole, quindi scaliamo le posizioni. Allora, detto ciò, come ho detto, fase 1 e fase 2 che sono? La fase 1 è una fattibilità del prodotto o del progetto, non fatevi ingannare dal concetto. La realtà delle cose, quando poi si va a parlare con la Commissione Europea, mi dicono sì, però deve essere comunque un TRL 6. TRL 6 vuol dire che la tecnologia, il prototipo deve essere già stato elaborato o sviluppato in laboratorio, pertanto un prototipo devo comunque averlo anche per la fase 1. Viene richiesto di fare un business plan tecnico di 10 pagine, poi ci sono una serie di allegati da compilare, non fatemi ingannare le 10 pagine perché è complesso. E cosa viene dato in cambio? Vengono dati 50.000 euro a fondo perduto che devono rappresentare il 70% del progetto. Pertanto mi presento con un progetto di valore pari a 71.429 euro. La durata del progetto deve essere di 6 mesi, difatti vi dicono anche quanto deve durare il vostro progetto, di solito c'è un minimo, c'è un massimo, qua c'è un fisso. E considerate che quando voi presentate il progetto, in Europa non c'è il bando sportello che prima arriva meglio alloggia, c'è una scadenza. Che io per adesso, il prossimo per il fase 1 è il 15 di febbraio. Che io abbia presentato il progetto al 14 febbraio, lo presenti oggi o l'abbia presentato ad agosto, alla Commissione Europea non frega niente. Alla scadenza prende e dal 16 febbraio va a valutare tutte le proposte pervenute a seconda del bando. Qual è la fregatura? La fregatura è che la percentuale di successo è tra il 7 e l'8%, più o meno. Ricordiamo che qui dentro l'Italia è terza, quindi vuol dire che idee buone le abbiamo e ci vengono finanziate. E a volte non è una cosa, diciamo così, impossibile. Faccio sempre esempio che mi ci se mi sbaglio di Ancona, e loro hanno vinto 50.000 euro per sviluppare un camerino in 3D. Cioè tu ti soggetti la camicia sul loro sito, ti appare un'app, ti proietta la tua simpatica camicia sul tuo schermo da casa. E allora mi dice, non guarda così, però è così. Euro. Ebbene sì. E poi... Qua senza fare nomi c'è un'azienda del posto che ha vinto ben due bandi. Su cosa? Tu sai? Innovazione, navigazione satellitare. Genes. Dipende poi dal bando. O è un raso o uno strumento piccolo di impresa, uno dei due. Volendo, se sono più piccoli di
Allora, la fase 2 invece è un po' più complessa. E abbiamo circa 30 pagine a sviluppare tecniche, soprattutto qui bisogna parlare di piani di commercializzazione e protezione della proprietà intellettuale. Come vado a proteggere il mio prodotto? Dato che nessun imprenditore nasce imparato, la Commissione Europea sa che la protezione della proprietà intellettuale è un argomento delicato in cui spesso si ignorano le cose. Ecco che ci viene in soccorso dando un servizio completamente gratuito che si chiama IPR Helpdesk, e io ve l'ho messo poi sulle slide, dopo ve lo ricordo, che non è altro che un servizio di contatto con esperti della Commissione Europea in protezione della proprietà intellettuale, che posso contattare per dire: io ho fatto questo prodotto innovativo, voglio proteggerlo, cosa mi consigliate? Quindi ci viene in soccorso anche in questo caso. La fase 2 è molto più corposa, ci finanzia da 500.000 a 1.500.000 di euro a fondo perduto al 70%. Il progetto è durato da 12 a 24 mesi e qua tra la scadenza e l'avvio del progetto passano sempre 6-8 mesi, in quanto scade il bando, me lo devono valutare, mi dicono i risultati e poi devo andare, se è positivo, a firmare gli accordi con la Commissione Europea. Qua il tasso di successo è attorno al 10%. Cosa molto importante, la Commissione Europea non mi dice se è promosso o se è bocciato, grazie, arrivederci. Ma innanzitutto la bocciatura non preclude la ripresentazione e non c'è il numero limite di ripresentazioni. Come seconda cosa, mi dà un ESR, un Evaluation Summary Report. L'Evaluation Summary Report in sostanza sono dei voti che mi fanno capire dove, in funzione dei criteri di valutazione delle domande dei form, ho sbagliato, quindi in quali settori del mio progetto devo apportare miglioramenti. Non mi dice i contenuti da migliorare, ovviamente non posso farlo, però intanto un'indicazione di massima su dove io ho sbagliato. E poi c'è la fase 3, che è la commercializzazione. Qua non ci sono bandi ed è quello a cui tutti gli imprenditori mirano e fanno domanda per fase 1 e fase 2. Perché? Perché la fase 3 è appunto la commercializzazione ed è riservata a chi vince un fase 1 o un fase 2. E in sostanza la Commissione Europea prende i vincitori di fase 1 e fase 2 e li porta in giro per il mondo a fiere, li crea eventi ad hoc per creare investitori, li crea eventi ad hoc per trovare gli clienti, barra potenziali investitori o buyers, e fa tutto ciò che è una commercializzazione a livello europeo barra mondiale. Ecco perché lo sondaggio piccolo di imprese è così completo e così competitivo, perché abbiamo il 10% o il 10%, perché questo è quello che interessa a chi fa business, è gratuitamente avere una promozione a livello europeo barra mondiale. E ovviamente per arrivarci bisogna competere a livello europeo e anche extraeuropeo. Che settori copre? Tutti. Abbiamo ICT, nanotecnologie, abbiamo biotecnologie, abbiamo lo spazio, la salute, invecchiamento sostenibile, agroalimentare e forestale biologico, abbiamo acqua, energia, mobilità, ambiente, società inclusive innovative e sicurezza. Le scadenze, come ho detto, sono trimestrali e ve le ho messe sulle slide, le ho aggiornate sulle scadenze. Queste sono tutte le scadenze del 2017 per la fase 1 e per la fase 2. Dopodiché non faccio il giochino perché sono per fare ancora il gioco, sono già i 10:20. Questa cosa dovete fare anche voi da casa, la mappa interattiva dei beneficiari, forse qua riusciamo a scoprire chi ha vinto in realtà. La mappa interattiva dei beneficiari è neanche una mappa europea di tutti i progetti che sono stati approvati sotto fase 1 o fase 2. È interattiva perché io apro il link, clicco e zoomo la mia regione barra Carrara e guardo attorno a me e attorno a Carrara chi ha vinto strumento piccolo di imprese fase 1 o fase 2. E questo perché è interessante, non solo per essere curioso, vado a usare, ma perché posso fare rete. Se io vedo che l'azienda che conosco o l'azienda locale ha vinto 50.000 euro o 1.000.000 di euro, ho il contatto, dico: guarda, sono imprenditore di Carrara, faccio questo nella vita, ho un prodotto innovativo, mi sono venuto uno smesso, come hai fatto? Hai un nuovo interno? Hai assunto una persona apposta o ti sei affidato a un consulente? Se si è affidato al consulente e si è trovato bene, per esempio, avrà anche interesse a darmi il consulente, ovviamente. Pertanto avete fatto, ho colto due piccioli con una fava, fatto rete da un lato e del consulente dall'altro. Quindi è interessante, ricordate che a livello europeo tutti i beneficiari sono pubblici. E vi ho messo anche tutti i siti internet utili.
il punto di contatto nazionale per le piccole e medie imprese, la rete europea delle imprese, che è la più grande rete europea di impresa anche per trovare partner, Twitter. Perché Twitter? Perché alle ASME, che è l'agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese che gestisce questo programma, piace tantissimo twittare. Allora, prima di aggiornare il sito internet, mettono su Twitter i dati, gli aggiornamenti, gli eventi. Poi c'è il sito delle ASME, ovviamente. E il sito che vi accennavo prima, quello della protezione della proprietà intellettuale. Non dovrei dirmi di qua anche fate i furbi, nel senso che mettiamo caso che avete un prodotto, non volete farlo solo per le piccole imprese, non sapete come proteggerlo. Chiamate, dite vorrei fare uno strumento fase 1, fase 2, ma non so come proteggere il prodotto. Faccio questo, come suggerisci di proteggerlo? Avete una consulenza gratuita. Non è male. E poi ovviamente c'è una domanda, una mail generica per quanto concerne domande varie. Ora, in live faccio un cenno al volo perché vorrei parlare del programma un attimo per i comuni e di un programma che si chiamerà sotto giovani imprenditori, molto utile secondo me, e poi chiudere. Pertanto, allora in live faccio un cenno, in live è aperto sia a piccole imprese, grandi imprese, che a comuni, regioni ed enti locali. È un programma trasversale per quanto concerne il clima e l'ambiente. Per alcuni bandi, allora, si divide in due macro settori, che sono da un lato il clima appunto e dall'altro l'ambiente, e hanno un budget dei 7 anni 3,45 miliardi di euro. È interessante perché come accennavo prima, la seconda del settore scelto molto spesso ha messo il consorzio nazionale, e non è raro vedere regioni, province, comuni della stessa area che si uniscono per sviluppare l'ALF. Un esempio, l'ALF ha trovato i 300 in Puglia, mi pare nella Puglia l'anno scorso, è stata la bonifica del Mar Piccolo di Taranto attraverso un'alga. Comune di Taranto, CNR di Bari, altri 2-3 enti di ricerca pugliesi, sono messi in un paio di piccole imprese, hanno fatto consorzio, hanno vinto l'ALF per un 100 milioni e qualcosa mila euro per sbonificare il Mar Piccolo di Taranto. Adesso il progetto man mano lo stanno sviluppando. Un progetto, allora, una cosa interessante da con Life è che purtroppo, volenti o volenti, è annuale. Il Life esce ogni anno a maggio e sarà così fino al 2020. Rimane aperto 4-5 mesi e i risultati vengono comunicati tra marzo e aprile. Questo perché è così lungo? Perché la cosa è annuale. E se il risultato ad aprile non mi vengo bocciato, posso far domanda per l'accordo dell'anno successivo. Allora, anche in questo caso vi ho messo qualche esempio perché per la vastità del programma LIFE. Questo è un progetto spagnolo, non tutti sanno, io l'ho scoperto leggendo il progetto, che nella produzione di calzature ci sono dei composti inquinanti, cosiddetti composti organici volatili. Pertanto questo consorzio di base spagnola con aziende italiane, polacche e portoghesi si è impegnato a produrre una linea di calzature che riduca del 10% le emissioni, nonché la pelle consumata sulle scarpe. Pertanto impatto ambientale, riduzione dell'inquinamento, LIFE. Questa è un'altra cosa che mi piace, la produzione di sacche di sangue senza PVC. Quando i sacchi di sangue negli ospedali non hanno il PVC al loro interno. Consorzio scandinavo ha vinto un LIFE, adesso sperimentazione all'ospedale di Helsinki, per produrre sacche di sangue senza PVC al suo interno, finanziato da circa 1 milione di euro al 50%. I tassi di cofinanziamento LIFE non sono altissimi, sono sempre il 50-55%, non di più. È un progetto che mi piace tanto, invece, è un progetto tutto umbro, che si chiama Musae. Quello che non ho detto prima è che il LIFE non finanzia solo le tecnologie, ma finanzia anche lo scambio di informazioni. I comuni hanno e dovrebbero fare un piano energetico ambientale comunale, il cosiddetto PEA. Il comune di Perugia
ne ha fatto uno che dagli impatti intesi ha portato a dei risultati efficienti ed efficaci. E ha detto, ok, i miei comuni più piccoli non hanno idea di come fare un PR. Che faccio? Gli devo insegnare qualcosa. Scambio di informazioni, buone pratiche in materia ambientale, LIFE, coinvolto l'Università di Perugia, coinvolta la Regione, e non ha fatto altro che istruire i funzionari comuni di Perugia, istruire e sviluppare il PEAT nei tre comuni più piccoli, che sono il Marciano Umberto e Misciano Nippone. Progetto sono una... comunque inquinati, sappiatelo. Questo non significa che io sono umbra, tra l'altro vivo a 20 km da Umbertide. I problemi ambientali sono e restano gli stessi, però se facessimo tesoro delle informazioni e di queste cose potremmo imparare qualcosa di più, ma poi applicarlo. Purtroppo i problemi ambientali restano e rimangono tali, perché probabilmente non c'è un'amministrazione tanto illuminata che sa fare tesoro delle informazioni e le rende pratiche e le rende reali. Lo sforzo lo dovrete fare quando qua ci sarà un frutto dei piccoli. Esatto, e quando purtroppo manca né l'una né l'altra, perché sono state saltate alcune generazioni e purtroppo. Allora, e poi ci mancherebbe altro. E poi ho messo i siti internet utili. Come sempre, non li apro come il solito discorso, ma sappiate che il programma LIFE è molto più immediato, le cose sono annuali. Quando vi si apre il link, sulla sinistra c'è Project Database. Cliccate su Project Database, vi appare un filtro, mettete country, che è quello per paese, cliccate Italia, cliccate la vostra regione, e da lì riuscite a vedere i programmi, i progetti, scusate, LIFE approvati che concernono la vostra regione di riferimento. E poi c'è il punto di contatto nazionale che c'è sempre, ma anche il sito internet in italiano. In questo caso LIFE, Erasmus Plus, Europa Creativa hanno anche dei siti internet in italiano che vi danno maggiori informazioni. Se volete utilizzare, non se volete utilizzare europafacile.net, in questo caso si chiama miliambiente.it. Vi dico subito che non è molto aggiornato. Faccio un cenno al programma essenzialmente per le pubbliche amministrazioni e le associazioni per la partecipazione democratica e civica, che si chiama Europa per i cittadini. Europa per i cittadini ha due strand, ha due rami principali, che sono memoria e cittadinanza europea e coinvolgimento democratico e partecipazione civica. Ora, memoria e cittadinanza europea. Oggi è la giornata della memoria, giusto? Un progetto sulla Shoah può rientrare in memoria e cittadinanza europea. Qualsiasi progetto che rievochi eventi storici cari all'Unione Europea, volti a valorizzare questi eventi e a disseminare informazioni concernenti questi eventi storici, possono essere finanziati interrompendo memoria e cittadinanza europea. Shoah, Muro di Berlino, Cortina di Ferro, la rivolta di Praga e così via. Democrazia diversa. Bisogna vedere adesso, deve rientrare nella prima, anche le priorità in realtà, però bisogna vedere se ci rientra. Ed è interessante perché l'obiettivo è proprio coinvolgere i cittadini, pertanto spesso in questi bandi partecipano le pubbliche amministrazioni e le associazioni concernenti il coinvolgimento dei cittadini. Poi abbiamo il coinvolgimento democratico e partecipazione civica. Quante volte noi andiamo in qualche città e vediamo città gemellata con Poznan, città gemellata con Lille? Qua ci sono due alternative: o la città si è messa d'accordo con le altre città, hanno fatto un accordo tra i due comuni e hanno sviluppato un piano di attività condiviso, oppure hanno vinto un bando gemellaggio. Un bando gemellaggio non è altro un bando per sviluppare attività condivise e condividere culture tra città. Sono bandi molto semplici. Se fatti in maniera interessante, però mi dicono sì, però il gemellaggio, il sindaco è andato in gita a Poznan, l'altro sindaco è andato in gita qua a Carrara, hanno fatto festa e via. La realtà delle cose è che se il gemellaggio è fatto in maniera intelligente, la democrazia da partecipazione democratica avviene in maniera netta. Gubbio, per esempio, ci ha vinto qualche tempo fa con Odenarde in Belgio, hanno fatto i due comuni, il bando le fosse sempre per i comuni, in partnership con due scuole superiori hanno fatto uno scambio di studenti.
La stessa cosa si può fare con un centro anziani, la stessa cosa si può fare con un centro disabili tra l'Italia e la Spagna, per esempio. Quindi non è detto che il gemellaggio sia la gita della giunta. Cioè con i politici, cioè prendiamo quelli buoni, si può. Chi prendiamo però? La Germania sono un po' fissi, diciamo non ci stiamo. Noi li spargiamo in Europa e li scegliamo in Europa. Ci fanno il muro. Ci fanno il muro? Ci fanno il muro. Capito? Ci mando il tipo. Il gioco delle carte, ottimo, questo è interessante. E poi c'è un altro modo, si chiama rete di città, che è un gemellaggio allargato, ovvero creare una rete di città, se non mi sbaglio sono 6 città da almeno 5 paesi membri per sviluppare le attività condivise. Ci sono diversi comuni virtuosi a livello italiano, io ho collaborato con Gubbio, collaboro ogni tanto con Iseo per esempio, e loro di bandi a livello europeo ne hanno vinti veramente tanti, sia a livello indiretto, quindi regionale, che a livello diretto, sono estremamente attivi. Quindi è interessante che prendere, o per esempio i comuni di Perugia, anche in Umbria, prendere spunto dai comuni proattivi e capire come loro hanno fatto. Se conosco qualche amministratore di un comune, per esempio il Gubbio, dico ok, come hai fatto a vincere questi bandi? Come ci sei riuscito a un consulente interno, con un studio interno, con un ufficio tecnico e così via? Io mi ricordo quando parlai con il sindaco di Iseo, mi disse Andrea, a me non mi interessa niente, lo coglio, cioè andiamo, io prendo in diretti da una parte, con te faccio i diretti, con qualcuno faccio altri bandi, a me interessa vincere, ne faccio il più possibile e intanto qualcosa porta a casa e così ha fatto. Quindi è anche importante però avere innanzitutto la volontà di fare, senza la volontà di fare non va da nessuna parte, soprattutto in programmi di questo tipo che sono complessi, comunque non sono immediati in maniera facile, sono competitivi, però con l'esperienza si impara, presento uno, presento due, presento tre, alla quarta volta che la programma è stato tantissimo un progetto, nel senso. Quindi è iniziare da qualche parte, il gemellaggio, no, per i cittadini per esempio potrebbe essere un buon punto di inizio per chi non ha mai fatto fondi europei. O un esbisco in fase 1 per una presa innovativa, questo è un buon inizio per fare fondi europei. Mi è capitato l'anno scorso, feci una conferenza a Torino e adesso sto rivedendo un progetto perché ho notato in progetto e fa Andrea, io ho fatto una conferenza a Torino, ho dovuto fare uno SME da solo, non l'ho passato non per moltissimo, adesso ho bisogno del tuo aiuto. Però lui da una conferenza come questa, dopo, ok, dopo i suoi 8 mesi, dopo un anno, però ci ha fatto un bando europeo da solo. Quindi ha avuto la volontà di approfondire, di capire quel portale partecipante che ho fatto vedere prima, di scaricarsi il form, leggersi i regolamenti e poi farci domanda. Detto ciò, chiudo con un programma che a me sta particolarmente a cuore. A parte chi c'era oggi pomeriggio, qualcuno conosce Erasmus Giovani Imprenditori? Allora, prima Sara parlava della creatività dei giovani, diceva i giovani devono inventare qualcosa per andare avanti, devono creare qualcosa. Ed ecco che questo programma ci viene molto in aiuto. Permettiamo che l'Erasmus Giovani Imprenditori non ha limiti di età. Si rivolge a qualsiasi tipo di imprenditore già esistente, oppure potenziali imprenditori. La differenza è che l'imprenditore che vuole andarsene all'estero si deve pagare da sé le spese. Il giovane vuole aprirsi l'azienda ha una borsa di studio che per il Belgio è 960 euro. Non ci vivi, non ci muori, però ci sopravvivi. È una buona base. Cos'è questo programma? Non è altro che un programma di scambio. In sostanza, cosa succede? Di sviluppo di conoscenze. Io sono un giovane imprenditore, voglio aprire un'azienda di consulenza, di architettura, di vini, ci sono centinaia di settori, in Italia. Però dico, mi manca il know-how, mi manca l'esperienza, voglio capire da qualche altra azienda come fare, e in Italia non riesco a prendere un'azienda che mi paghi, qualche volta non ce la faccio. Allora inizio a sviluppare innanzitutto, per prima cosa scopro la svolgione imprenditori, lo capisco e cerco un'organizzazione intermediaria. Che cos'è? La lista è sul sito, vi ho messo come sempre tutti i link. L'organizzazione intermediaria è un'organizzazione che ha le risorse per pagarvi la vostra di studio. Perché? Perché come sempre ha vinto un bando Erasmus Plus dell'Unione Europea che gli ha dato i soldi e quindi può pagare la borsa di studio. Dopodiché il punto di contatto nazionale, il punto di contatto, organizzazioni intermediarie ce ne sono tante a livello italiano, non limitatevi al territorio. Io stesso quando feci il bando e trovai i fondi, li trovai, io sono di Milano, li trovai in Cagliari.
quindi non proprio di fianco, chiamo finché mi dicono sì, abbiamo fondi per te per andarti in permanente all'estero 3 mesi, perché il programma è da 1 massimo 6 mesi. Quando trovo l'OI, l'organizzazione intermediaria, inizio a sviluppare un business plan di ciò che voglio creare al mio rientro. Non è un business plan tecnico da commercialista, è un business plan abbastanza base, di quelli che trovo su internet e inizio a scaricarmelo, e è vero, questo è un business plan. Quindi cosa voglio fare, per il potenziale, l'analisi economico-finanziaria, le attività, rischio, opportunità, più o meno finisce lì. 10-12 pagine, costantemente però sono in contatto con lui che me lo revisiona, fino a quando mi dice va bene. Quando me lo revisiona, perché è importante che mi dica va bene? Perché poi deve essere approvato dalla Commissione Europea sulla piattaforma e caricato lì dentro. Difatti, anche in questo caso il programma funziona a piattaforma. Scrivo la piattaforma, i miei dati, eccetera, eccetera, carico il mio CV, carico il business plan, e nel mentre la piattaforma non è altro che un enorme database di aziende a livello europeo che in tutti i settori, quindi innanzitutto scelgo il paese in cui voglio andare, mi cerco le aziende del settore in cui voglio andare, guardo i profili aziendali finché non trovo quella che matcha, che ha una controparte sulle mie aspirazioni. La contatto, dopodiché l'imprenditore dell'altro paese va a vedere il mio CV, se gli piace mi dà un feedback e mi dice ok, mi interessa il tuo CV. Sviluppiamo un piano delle attività condiviso. Cos'è il piano delle attività condiviso? Sono le azioni che mensilmente, settimanalmente, il giovane imprenditore andrà a sviluppare nell'azienda all'estero. Quindi c'è un doppio scambio, dall'altro c'è l'imprenditore che guadagna manodopera, non retribuita, ma retribuita dalla Commissione Europea. Dall'altro il giovane se ne va all'estero retribuito dalla Commissione Europea e impara sul campo. Questo discorso io lo faccio per l'italiano che va all'estero, ma vale anche per l'imprenditore italiano che vorrebbe avere dei giovani stranieri, che vale per tutta Europa. Si chiama Host Entrepreneurs. Quando si fa sulla piattaforma, c'è scritto, la piattaforma è anche in italiano, le 28 lingue, quindi non ci sono problemi di lingua. Vuoi diventare giovane imprenditore o vuoi essere imprenditore ospitante? Per essere imprenditore ospitante ci si iscrive come azienda e si è supportare senza costi, è gratuito. Quando il tutto mi viene approvato, il giovane potenziale imprenditore se ne va all'estero a fare la sua esperienza da 1 a 6 mesi. Dopodiché fate bene attenzione a una cosa: non c'è scritto da nessuna parte che il ragazzo deve tornarsene in Italia. Può o tornarsi in Italia con un bagaglio di esperienze e fare ciò per cui dice voglio aprire la mia azienda, bene, oppure l'imprenditore potrebbe assumerlo, oppure può essere assunto da un'azienda satellite dell'imprenditore, oppure non è raro il caso, e mi è capitato con alcuni ragazzi che conosco, che dalle esperienze erano giovani imprenditori, lavoravano e mentre facevano un'application per altri paesi con l'esperienza, con varie esperienze accumulato, e hanno trovato lavoro in altri paesi, nello stesso paese in cui sono arrivati. Quindi ecco come un programma semisconosciuto dell'Unione Europea dà delle opportunità enormi ai giovani, e non solo perché non ha limiti di età, e perché soprattutto anche l'opportunità agli imprenditori di partire, ripeto, l'imprenditore per aprirsi un'azienda in una succursale in Germania, va bene, contatta, fa l'Erasmus per giovani imprenditori a sue spese, e va a crescere il suo know-how in Germania. Pertanto è un programma molto molto interessante. Come sempre vi ho fatto un po' di schede, ma vi ho lasciato i siti internet utili. Detto ciò, io vi ringrazio per l'attenzione e chiudo qui. Questa è la mia mail. Sì, perfetto, è una mail generica ma rispondo io. Richiesta slide, richiesta informazioni, avete un progetto da presentare, non sapete se può essere finanziabile o in che settore può essere finanziato, scrivetevi e senza alcun tipo di problema vi rispondo. Sappiate che ho delle tempistiche particolari, sono sempre in viaggio, quindi rispondo tra 0 e 15 giorni fondamentalmente, ma sono i tempi che mi sono dato. Detto ciò, vi ringrazio per l'attenzione, lascio la parola a Francesco. Di approfittare se qualcuna delle domande da fare ad Andrea, è il caso appunto di lasciamo un attimino la parola in modo tale che così un'occasione del genere che sia opportuno sfruttarla.
posso farne io una? Anche tre. L'ultimo progetto vale solo il progetto aspettante. L'ultimo progetto in cui hai fatto accenno, nell'altro strumento Vittorio. Il soggetto ospitante deve essere solo può essere solo un'impresa, o anche una pubblica amministrazione, un'accademia delle belle arti. Tendenzialmente sei verato per giovani imprenditori e solo un'impresa. Okay. Tendenzialmente sì. E se fossimo in comune con un'accademia delle belle arti, che cosa ci serve a realizzarlo? Se ci fosse in comune con l'accademia delle belle arti, una buona domanda. Allora, il Cosme per sta milioni di imprenditori, per oggi imprenditori, nada, a livello di fondi diretti penso poco o niente, dico la verità. Fatto salvo in qualche modo si confluì come SRL d'appoggio alla scuola, o nell'Erasmus standard, nell'Erasmus all'armamento, la famiglia, quindi l'Erasmus eventualmente, quella è l'unica risposta che viene da dire, cioè. Non so se è entrato sul programma, ma se iniziate a fare bandierato su un'accademia, ce ne possono essere. Però di base è Erasmus. Base, studenti Erasmus. Altre domande? Vai! Relativamente al programma LIFE, conta ad essere innovativi o se andiamo a copiare un bando, diciamo, per mettere in sicurezza, che so, un fiume di confine tra due regioni, va bene. Diciamo casualmente? Molto casualmente. Allora, no, in realtà bisogna essere tendenzialmente innovativi, soprattutto per quanto riguarda le bonifiche ambientali o comunque la messa in sistema di determinate opere, bisogna ed è necessario essere innovativi. Altrimenti tutte le aziende, le imprese, i comuni farebbero domanda su LIFE. In realtà no, l'innovazione è fondamentale. Per esempio, mi viene in mente un parco naturale in Tuano che ha vinto un bando LIFE. Cosa ha fatto? In sostanza un parco naturale in Tuano, non so quanti migliaia di ettari, ha detto qui ci sono delle zone remote che nessuno visita, mettiamo i QR code, mettiamo i sentieri tracciati con il sentiero luminoso, mettiamo gli itinerari attraverso GPS, tutte cose innovative per un museo, per un parco naturale che hanno fatto sì che abbia vinto il bando LIFE. Quindi no, l'innovazione ci vuole. Altrimenti un programma interessante, ma per comuni di un certo tipo, il programma che io conosco relativamente, che è l'URBAT, il programma per lo sviluppo urbano sostenibile, è un fondo sinergico. Cosa vuol dire sinergico? Sono programmi che io non ho toccato qui dentro. Programma sinergico vuol dire che è un programma gestito dalla Commissione Europea e le sue agenzie in collaborazione con le agenzie nazionali, ma la cui erogazione è fondo FESR, quindi fondo indiretto di solito all'80%. Ed è l'unico programma a livello di sviluppo urbano che finanzia anche infrastrutture o adeguamenti di ex basi militari, di piazze, di centri storici, che non sia un fondo solo indiretto come il FESR. È un programma sinergico molto interessante, si chiama URBAT. Anche perché, altra cosa che non mi ricordo se ho detto prima, è che qualsiasi programma diretto non finanzia attrezzature. Anche tecnologie innovative, se io devo acquistare un computer tendenzialmente non viene finanziato o se mi va di fortuna in ammortamento al 20%, ma perché? Perché non posso dimostrare che il computer è direttamente correlato al progetto, io sì lo uso per il progetto, ma per centinaia di altre cose, quindi non me lo finanziano. Chiaro. Altre domande? Sì, prima per la ragazza. Prima. Allora, un mega progetto grande che non si tratta di un acquisto di un computer, si tratta di restaurare un antico tracciato ferroviario che può portare dal porto di Carrara fino alle Cave ed è usato per trasportare i blocchi di Banza, che siamo a Carrara, il nostro cuore è il Marmo. Nel 1890 hanno fatto questa ferrovia che si chiama Ferrovia La Mitra, che negli anni 60 è stata demolita. Devi pensare anche che i fratelli Lumière sono venuti a cavallo dalla Francia per fare un video a mano di questa ferrovia, lo puoi trovare su YouTube. Noi abbiamo un'idea di restaurare il tracciato, che in parte delle ferrovie dello Stato e in parte comunale,
per mettere un treno turistico per portare i turisti dal porto alle cave di Carrara. Dove andiamo? Nella fase transitoria ci va bene anche la pista ciclabile. Prendiamo il treno. Turistico. Allora. Ma non ci vuole 100.000 euro, Parliamo di centinaia di milioni di euro. Centinaia di milioni di euro siamo fuori scala. Fino ai 5 milioni qualcosa riusciamo a trovare. Ma ci va bene. No, la realtà è che una soluzione potenziale, dipende dal progetto che studiamo, potrebbe essere un BAT. Un BAT, quello che ho detto prima, una soluzione potenziale potrebbe essere quella. Perché? Perché comunque anche se è turistico, per esempio c'è il COSME per il turismo, potremmo mettere su una fotografia per la cultura, volendo, però in realtà le cose sono bandi più piccoli, non finanziano le infrastrutture, quindi gli acciaio, il treno, l'automotiva non me la fanno comprare sostanzialmente. Ma un BAT potrebbe essere una soluzione interessante, sono bandi complessi, non sono bandi che facciamo da giorno domani, a fare un urban ci metti dai 5 agli 8 mesi, ci vogliono tempi sostanzialmente, però può essere quella la soluzione, oppure come sempre i famosi fondi regionali, è lì è l'altro discorso. Però io fondi regionali dico sempre una cosa, ci sono regioni meno virtuose, regioni più virtuose. A volte faccio l'esempio della Puglia, no? Che tra tante cavolate che hanno fatto, di buono ci hanno fatto per esempio il passante di Bari, l'aeroporto di Bari centrale, l'aeroporto di Bari verso Bari centrale, adesso è un passante ferroviario che è stato finanziato col PORFES 2007-2013. Se noi andiamo a Bari, paghiamo i nostri 5 euro se non mi sbaglio, per pagare l'investimento ovviamente, hai la targhetta PORFES 2007-2013, quindi è stato finanziato con fondi FES. Però lì bisogna essere d'accordo con chi, con la regione. Siamo anche un bel impunto perché due giorni fa la Camera dei Deputati ha fatto tramite un portavoce del Movimento 5 Stelle un emendamento ad una legge che non mi ricordo bene quale. In pratica verrà istituito un fondo nazionale per il recupero delle strade ferrate ad uso turistico di 2,5 miliardi di euro. Ora c'è un altro passaggio che è il passaggio del Senato, io mi auguro che per convincere all'unanimità tutto il Senato. Grazie. Quello è un altro. Se hanno fatto quell'emendamento ti troverà l'idea di WhatsApp su questo, non lo sai, perché sono WhatsApp e Telegram hanno cominciato a esploderà. Integrazione sociale, inclusione sociale, c'è il programma anti justice che è apposta per i tribunali e la formazione dei tribunali, quindi ci sono una o due opportunità potenziali. Poi se tu mi scrivi bisogna vedere in base al progetto se c'è o ci sarà un bando idoneo a quello che tu vuoi fare. Su due piedi non ti so dire se il consorzio può essere solo nazionale o anche internazionale, vado a memoria, secondo me nazionale. Vado a memoria, però non ti garantisco al 100% chiarezza di questa risposta. Sicuramente ti dico sì, è finanziabile. All'interno del programma o Justice o diritti uguaglianza e cittadinanza, se tu mi invi una descrizione di una pagina del progetto senza andare dico di 45 pagine, riesco magari a darti una risposta anche se c'è un bando o ci sarà in futuro un bando. Grazie.
prego. Altre domande? Dai, che sono solo 22:52, fino a mezzanotte autonomia. Niente. Ok, ripasso la parola a Francesco. Va bene. A questo punto non ci resta che ringraziarvi della partecipazione e ringraziare anche i nostri relatori, sperando di aver gettato un primo seme che poi possa portare ulteriori frutti, visto che a livello economico la nostra città ne ha bisogno. Dobbiamo cominciare a ripensare la nostra economia a 360 gradi e quindi questo vuole essere un piccolo contributo. Cercheremo di dare altri stimoli in modo tale che poi da poter allargare le possibilità per quello che ci è dato di fare, per avere un futuro un po' diverso rispetto a quello che al passato che conosciamo. Grazie. Una cosa così lontana.